Signore e signori, buonasera. Anche le donne presenti. Benvenuti nella stessa delle professioni, questa sera ritirato un premio molto prestigioso. Assolutamente sì, essere qui stasera per questo evento è straordinario. Intanto ringrazio la nostra carissima Maria De Giovanni, anche perché la sua operatività, insomma, in campo dell'associazione Sunrise, che sempre, insomma, si distingue, voglio dire, per grandissimi eventi, insomma, per tutte le cose straordinarie che riescono a fare. E quindi questo Salento Donna 2015 è l'ulteriore conferma, insomma, di questo suo percorso costruttivo e comunque di riconoscimento a tutti gli aiuti, insomma, che si possono avere, insomma, nel sociale, da parte di persone che semplicemente, oltre che il loro lavoro, insomma, cercano, insomma, di essere presenti anche nell'aiuto per altre persone, insomma. Quindi questa sera risponde tantissimo. Questa sera qualcosa vorrà dire, c'è sensibilità sul tema della parità di genere? Beh, noi speriamo proprio questo, diciamo che confidiamo assolutamente in questo, confidiamo proprio nel fatto che possa esserci la sensibilità tale, perché trattandosi di un'associazione Onlus, per cui la finalità è quella veramente di non lucro, ma di aiuto totale e completo, insomma, di dedizione verso le persone che in qualsiasi situazione possono avere un'esigenza. Io non dico un bisogno, perché parlare di persone che hanno bisogno sembra quasi esprimere un concetto di povertà, ma in questo caso si parla proprio di un'esigenza. Esigenza, essere accorti alle esigenze delle persone nel sociale, e quindi da quello che può essere la musica, da quello che può essere la formazione, da quello che può essere una protezione, una parte legale, una parte giuridica, chiaramente si parla proprio di esigenze a 360 gradi. E questa associazione, cui splendida è presidente Maria De Giovanni, insomma, ha fondato, insomma, questa associazione è veramente è una delle migliori in assoluto, voglio dire, in questo campo. Sunrise, sempre pronta, ogni volta che la chiamiamo abbiamo una manifestazione sulle donne e noi chiamiamo sempre lei, abbiamo una manifestazione sugli uomini e noi chiamiamo sempre lei, e qui con noi Anna Chiriatti. Bella, 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 bella la nostra Anna. Anna, io ti do il microfono. Tu dimmi che sei emozionata e che non parlerai troppo. Adesso io vi lascio. Grazie Daniela. Sì, sono emozionata Daniela. Non so quanto parlerò, Maria. Vabbè, quando arriveremo a un certo punto ti dirò Anna, adesso basta, perché poi si devono esibire anche gli altri, sono anche abbastanza emozionati. Scherzi a parte, Anna Chiriatti è un testimonial dell'associazione Sunrise, è una persona molto vicina a coloro che non stanno bene ed è un'imprenditrice di successo del nostro Salento. Ricevi due premi principalmente, diciamo che sarebbero due, in duplice veste, sei premiata come imprenditrice che si è costruita da sola. Allora io aspettavo un premio. Sì, uno è simbolico ovviamente, i premi sono simbolici, però noi ci teniamo molto affinché si sappia quello che fai per l'associazione, perché tu fai veramente tanto e promuovi veramente tanto, quindi non vado oltre, ti lascio la parola così che tu possa dire come ti trovi con noi, se ti piace lavorare con noi soprattutto. Assolutamente sì, intanto auguri Maria prima di tutto. Grazie. Buonasera a tutti e veramente auguri, perché essere qui stasera a vedere realizzato questo tuo progetto Salento Donna è veramente meraviglioso. Bene, grazie, molto gentile. No, adesso scherzando, continua pure. Che moneta, che moneta. Continua pure, scusami. Assolutamente. E quindi effettivamente essere testimonial di questa associazione è veramente un orgoglio, anche perché con Maria, lo possiamo dire Maria, siamo veramente... Allora, presentiamo ufficialmente in modo concreto questa sera quello che è un progetto che grazie a Maria... Dai, portaci una sedia per favore. Sì, magari due o tre, non ce n'è. Prendi la mia. Dai Maria, resisti, Maria, resisti, vai, vai, vai Anna, continua. Ecco, allora, l'unione fa la forza e questo sarà il momento, insomma, più dimostrativo. Allora, grazie all'associazione Sunrise si coronerà un mio progetto, non voglio vantare assolutamente l'esclusiva di questo progetto, perché in Italia già esiste, in diversi ospedali, in modo particolare al San Raffaele di Milano. E per chi non mi conoscesse, io mi occupo di bellezza, mi occupo diciamo nel mondo della bellezza, quindi estetica. Prego, prego Maria. La nostra Maria ha bisogno di sedersi. Facciamo un applauso a Maria, solo forza di carattere questa sera, veramente.
Forza Maria, siamo tutte con te. Quindi mi occupo di bellezza e ho una scuola di estetica, quindi diciamo una delle peculiarità insomma di questo, diciamo, di questa mia attività è quella di prendersi cura delle donne. E questo progetto ambizioso, ma che chiaramente muoviamo con grande umiltà perché è una cosa estremamente delicata, grazie appunto all'associazione siamo in un appoggio per creare un evento straordinario, extra straordinario, sarà un evento itinerante negli ospedali, partiremo molto probabilmente prima di Natale e il progetto si chiama Diva per un giorno. Che cosa consiste, che cosa comprende questo progetto? Noi parliamo tanto di situazioni particolari, quale può essere qualcosa che accade nella vita, no? Quale può essere un tumore, insomma, delle certo, situazioni particolarmente gravi. Lo sconvolgimento fisico, no? Esattamente, uno sconvolgimento fisico e uno sconvolgimento fisico soprattutto per una donna, insomma, che non riesce più a guardarsi allo specchio. E visto che il nostro lavoro, insomma, porta a poter rieducare la donna, insomma, proprio a potersi accettare, a migliorare, a ricostruirsi, insomma, questa autostima. Ecco, il progetto presuntuoso, ma presuntuoso perché veramente ci emoziona tantissimo, siamo veramente emozionati, insomma, c'è tutto uno staff dietro estremamente preparato, è un progetto che sarà itinerante negli ospedali dove nel reparto di oncologia le donne che vorranno chiaramente con tanto di diciamo equip medica, chiaramente non può essere soltanto, vuol dire, qualcosa fatto da noi estetiste, creeremo, diciamo, degli ambienti idonei, ovviamente, vuol dire, per sterilità, per accoglienza. Bene. Dove insieme a tutta un'equip, non a caso, insomma, Naturalist Better, la persona responsabile, insomma. Vorrei sapere se qui, tra l'altro, Domenico Scordani, mi farebbe molto piacere se ci fosse qui insieme a noi questa sera a chiamarlo sul palco. Quindi c'è anche la collaborazione. Sì, ecco, diciamo, questo progetto comprende, insomma, nasce da qualcosa che già esiste, insomma, in Italia e consiste nel prendersi cura di queste donne dove possono ricevere dei trattamenti. Loro una lezione gruppo, vengono rivalorizzate, poi abbiamo il supporto di alcune persone che porteranno dei tessuti in seta per fare i turbanti, certo. Abbiamo la collaborazione di un altro artista di Martano, che è Giancarlo Mitaglio, che è un artista che crea orecchini, quindi queste donne avranno una cornice. Sì, avranno un servizio fotografico, cioè loro saranno dive per un giorno, avranno un po' l'effetto del brutto anatropolo, no? Cioè si vedono prima, vengono truccate, viene loro insegnato, perché la finalità di questo scopo non è soltanto prendersi cura di loro, ma il progetto, è quello che dico, un progetto certo, ambizioso, è quello di insegnare loro come potersi valorizzare in un momento estremamente delicato, in cui la loro sensibilità, la nostra sensibilità è tale. Quindi... Anna, io ti fermo e leggo io la motivazione di questo premio che ti darà la nostra Maria. Motivazione per l'impegno nel sociale, quale grande promotrice della bellezza in favore del progetto solidale con Sunrise. Grande professionista che ha valorizzato e portato nel mondo del cinema e teatro l'arte del trucco. Anna Chiriatti. Grazie. Grazie, grazie a te Anna. Anche per la confezione offerta da Domenico Scordani e poi questo. Eccole qua, le due donne. Benissimo, benissimo, benissimo. Continuate a baciarvi di là che noi intanto andiamo avanti. Grazie Anna, grazie, grazie, posso permettermi di scherzare veramente con la nostra Anna, una grande professionista sempre pronta. E grazie anche all'associazione allo scherzo, Sunrise, ovviamente, ovviamente. Senza di lei, insomma, non avremmo potuto dire facciamo. Grazie, grazie a te Anna. Maria, come stiamo? Ci siamo riprese?